Buonasera a tutti, voglio parlarvi ancora di Gina Lollobrigida, fotografa. Tempo fa avevo trovato un articolo di Fotopratica dove c'era un'intervista abbastanza rara, in verità, a Gina Lollobrigida, anno 1968. Questo ovviamente mi ha spinto a cercare le fotografie di Gina Lollobrigida, però su internet non è che ho trovato un granché, e poi anche le foto che si trovano su internet spesso sono disordinate, non hanno un filo comune. Allora mi sono messo a cercare, ho trovato due libri di fotografie di Gina Lollobrigida. Questo che è del 72, Italia Mia, editore Salani, l'Italia vista da Gina Lollobrigida, e vedremo che ci sono delle considerazioni interessanti da fare. L'altro invece, vale 2010, Gina Lollobrigida fotografa. Qua andiamo di fronte a un vero e proprio mistero. Perché questo libro, Gina Lollobrigida fotografa, in italiano e in inglese, in italiano si vende a 400-450 euro. Boh. In inglese 25-30 euro, lo stesso libro. Ora, io capisco che se uno deve comprare un romanzo e lo compra in italiano, non certamente in inglese, ma un libro di fotografia credo che lo possa acquistare tranquillamente pure nella versione inglese. Poi se non capisce il testo, stanno delle app sugli smartphone. La inquadri, fa anche la traduzione per quella parte di testo che ci sarà. Quindi adesso ho comprato questo, forse un domani comprerò pure Gina Lollobrigida fotografa, ma nella versione inglese, non nella versione italiana. Poi queste persone che lo mettono in vendita, forse lo vendono, non lo so, è affar loro e non affar mio. Comunque, Gina Lollobrigida è una brava fotografa. Quello che vi posso anticipare, poi lo vedremo pure, è che lei era un'appassionata di fotografie, come possiamo essere appassionati noi sostanzialmente. Non la metterei nell'ambito dei professionisti perché si vede che non è una professionista che cerca chissà quale effetto particolare di bellezza per soddisfare un qualche cliente. No, questo è un libro di una dilettante. Ma nel senso nobile della parola, non nel senso dispregiativo della parola. C'è chi opera per diletto, per se stesso, per avere una soddisfazione nel fotografare. E da questo libro, secondo me, emerge questa situazione. Venendo al libro Italia Mia, ho visto le fotografie, ve ne farò vedere circa una decina, poi vedrò secondo me pure quali sono le più belle, secondo me. Questo libro qua emerge un gusto di Gina Lollobrigida molto tradizionale, non si può dire che è una fotografa di avanguardia. Cioè, è l'Italia come va a vedere a lei, questa è l'Italia degli anni 70, evidentemente, e c'è lo spazio per le persone di paese, per la foto di strada, voglio dire niente di dirompente in verità, niente di particolarmente nuovo, ma è anche vero che l'occhio che ci mette nel individuare queste situazioni è molto attento, profondo e rivela anche una grande sensibilità d'animo, quindi una dilettante molto evoluta, la definirei, ma soprattutto una grande appassionata, anche per quello che c'è scritto alla fine del libro, che lei racconta un po' come si è realizzato questo libro. Pensate, sono 191 fotografie da 20.000 negativi che aveva, 20.000 negativi che aveva, dove trovasse poi il tempo di fare l'attrice, stare internazionale e fotografare è qualcosa di particolare. Ora, il gusto tradizionale di Gina Lollobrigida, le fotografie, si vede appunto dalle sue fotografie. Parliamo degli anni 70, quindi parliamo di qualcosa che in realtà non credo che ci appartenga poi più tanto, perché, come si dice, è vero, anni 70, ma era un'altra epoca. Questa è una fotografia di una ragazza in minigonna che passa per Piazza di Spagna a Roma e riceve gli sguardi interessati di quelli che stanno su Piazza di Spagna, una foto di costume dell'epoca. Qua abbiamo un'altra fotografia, io le ho segnate, pure questa molto interessante, di questa che lei prende a volo questo ragazzo che porta primo avanti. C'è una cosa che mi ha colpito guardando le fotografie di Gina Lollobrigida sull'Italia è che lei va da sud a nord, ma andando a vedere delle fotografie non si riescono a scorgere veramente le differenze. Cioè, in questo libro l'Italia sembra effettivamente un luogo dove poi tutte queste differenze, che spesso molti vantano o criticano, non ci sono. Lei ha avuto una sorta di sguardo neutro.
E se non ci fossero a volte le scritte sotto per capire dove stiamo, qua, per esempio siamo a Roma, ma questo può essere fatto a Napoli, a Palermo, a Milano, a Torino, ci sono queste fotografie e non ci si rende conto effettivamente di dove si sta se non si leggesse la didascalia. Comunque un bel colpo d'occhio a prendere questa fotografia. Poi abbiamo questa qua dei gatti al Colosseo. Davvero una bella inquadratura, ritengo con un grandangolare, dove i gatti sono in primo piano e si vede anche la maestosità e la bellezza del Colosseo. Poi i gatti del Colosseo, sappiamo, sono mitici. Questa è una bella fotografia, pure questa qua, i bambini ci guardano, mi pare che si chiama così, sì, i bambini ci guardano, dietro questa rete, e insomma, indubbiamente ricca di significato. Una cosa che mi ha colpito, che nonostante parliamo degli anni 70, e negli anni 70 c'erano grandi conflitti sociali, sindacali, in realtà ci sono solamente due fotografie dove emergono queste cose. Questa e, se non sbaglio, un'altra. Per il resto, no, non c'è. Il suo interesse evidentemente non era per le lotte sindacali o così via. Le interessava l'Italia quasi che fosse al di fuori del suo momento storico. Comunque, a parte questa, mi pare un'altra, non ho visto fotografie di lotte sindacali, delle tensioni soprattutto, che c'erano negli anni 70. Ancora c'è questa fotografia che è eccezionale, che come vedete è una donna che ha appena partorito in ospedale, è indubbiamente una fotografia veramente notevole, come potete vedere. Ancora quest'altra fotografia. Insomma, il gusto per le cose tradizionali del paese che si vede anche in altre parti, e questa, diciamo, è una tendenza molto tradizionale della fotografia italiana, ma già dagli anni 50 in realtà. E lei non si discosta, la cosa importante è che non si limita solo alle città, prende molto in considerazione anche i paesi, anche se le città le fanno da padrone. Questa è veramente bella, questa fotografia, la Costiera Amalfitana. Si vede che è una fotografia ben studiata, ben stampata. Lei racconta che per le fotografie a colori ovviamente si affidava a un laboratorio, per quelle in bianco e nero pure si affidava a un laboratorio, però era presente nel momento della stampa, quindi non è che diceva fai quello che vuoi e poi se ne parla. Questa è una foto molto bella fatta in ripresa, probabilmente con un filtro giallo, è in bianco e nero, ma rende benissimo l'atmosfera della Costiera Amalfitana. Qui abbiamo una fotografia scattata a Napoli con questi carri da morto che praticamente tira 8 cavalli, questa cosa qua non ci stanno più, ma sicuramente c'è questa che ritrae Edoardo De Filippo, e questa qua è una foto davvero notevole, questa fotografia che Gino Lollobrigida ha fatto a Edoardo De Filippo. Qua il fatto di essere diva indubbiamente l'ha aiutata per avvicinare certi personaggi. Ce ne sono anche di altri, in verità, ma non sono assolutamente predominanti rispetto al popolo. Ancora le fotografie di paese dove ci sono le donne. Ogni fotografia ha il suo titolo, quindi lei ha dato un titolo a ogni fotografia che ha fatto. Insomma, qua prima la forza delle donne e parla delle donne di paese. Ancora questa fotografia qua di pescatori siciliani, evidentemente fatta con un grandangolare, bellissima, c'è poco da fare. Chiaramente, veramente bella, bella questa fotografia, per come è congegnata, per le linee della fune, questi che probabilmente tirano delle reti, bella, bella veramente. Ancora c'è questa fotografia qui, molto drammatica. Fa riferimento agli effetti di un terremoto. Esattamente guardate, giro perché così non vedo. Toscana 1971. Ci sono gli effetti di un terremoto e c'è questa bambina sulla casa crollata che ha un bambolotto in braccio. Davvero molto drammatica come fotografia. Apro una parentesi. Qua ci sono anche fotografie di bambini, magari nudi, a mare, così.
Allora si potevano fare, adesso non si possono fare più. Con il regolamento europeo sulla privacy, sulla tutela dei bambini e così via, non si possono fare più. Non dico che sia giusto o sia sbagliato, osservo semplicemente che fotografie di questo tipo non si possono fare più. Con la legge del diritto d'autore sì, sostanzialmente, perché per questioni artistiche poteva anche prevalere l'interesse, ma con quelle sulla tutela della privacy i bambini sono assolutamente da evitare come soggetti e rendere pubblici. Ancora c'è quest'altra fotografia molto bella di questa bambina alla stazione. Dice: "È un giorno ci porta via con sé." Bella l'inquadratura, bella la messa a fuoco solo sulla bambina e la sfocatura e tutto il resto è la prospettiva del treno. Davvero, davvero una bella fotografia. Ancora, vediamo la 14, ho dovuto ovviamente numerare. Questa praticamente non era aliena a prendere anche dell'Italia anche l'aspetto del lavoro. Questa, se non sbaglio, è Mirafiori, la catena di montaggio di Mirafiori che c'era allora, adesso credo che non ci sia più. E ancora la cantieristica italiana, dice, le navi italiane sono più belle del mondo. E quindi si prende anche la visione di questo aspetto del lavoro dell'Italia, quindi non solamente il paese, la piazza, il gelato, queste cose qua, ma anche il lavoro. Ancora poi abbiamo questo nudo. Questa fotografia qui la copro con un dito, se no YouTube dice che mi censura, insomma. Faccio vedere una cosa, c'è questo contenuto, quindi questo è quello, quindi metto il dito per non per me, chiaramente, ma per le regole di YouTube. E anche questo è un bellissimo nudo a Venezia, molto formale in verità. E poi c'è l'ultima, questa, ecco qua. Questa qua che vedete è da una finestra di Palazzo Vecchio a Firenze. Un'altra bellissima fotografia di Gina Lollobrigida. Poi andremo a vedere qualche altra cosa. A me personalmente, fra tutte le fotografie che ho visto, quelle in esterne sono belle, sono significative, ma quelle che ha fatto in interni, secondo me, sono un passo avanti a tutte le altre. Per me le più belle che stanno in questo libro sono queste qua. Un attimo solo, eccola qua. Questa di Edoardo De Filippo che è eccezionale. Questa foto è davvero eccezionale, come l'ha costruita. Le luci, tutto, questa è una foto bellissima, questo è un capolavoro. E anche questa qua da Palazzo Vecchio a Firenze, una finestra a Palazzo Vecchio. Per me queste sono le due più belle, come cronaca, come fatto di costume, quello della madre che prende il bambino appena nato, indubbiamente, pure è notevolissima. Quindi ho l'impressione che lei, nelle foto che diciamo costruiva, era ancora più brava rispetto alle fotografie che faceva per strada. Ora, come si capisce che Gina Lollobrigida era una vera appassionata di fotografie? Prima di tutto, lo dice lei stessa, fotografia che passione. Praticamente lei, da quanto ho letto qua, ha impiegato 2 anni per questo libro e si è messa in macchina e ha scattato migliaia di fotografie da tutte le parti. E dice che ha rotto un'automobile e 2 macchine fotografiche a furia di fotografare. Erano anche 2 Nikon, quindi evidentemente le Nikon non sono indistruttibili, anche nelle mani gentili di una donna come quella, evidentemente. Quindi veramente ha scattato migliaia e migliaia di fotografie, è andata dappertutto, si è arrampicata, dice che ha rischiato di essere travolta dai tifosi, ovviamente ci sono anche fotografie di questo qua sopra. E questo rivela una sua grande passione per la fotografia. E poi qui racconta qualcosa che ovviamente uno non si rende conto se non è una persona conosciuta come quella. Perché ovviamente se lei si metteva per la strada a fotografare, tutti la riconoscevano. Allora che ha fatto? Si è travestita. Si è travestita per non farsi riconoscere. Parrucca. Guardate.
completamente trasformata, per non farsi riconoscere, si è messo pure delle imbottiture nelle guance in modo da trarre in inganno chiunque sostanzialmente. Chi ne immaginerebbe che questa e questa sono la stessa persona? E quindi per fare le fotografie senza essere riconosciuta è stata una vera e propria avventura che ha vissuto. E è un problema che uno normalmente non ci pensa a una cosa di questo tipo, ma una persona conosciuta come lei, giustamente, a un certo punto ha dovuto travestirsi, camuffarsi per non farsi riconoscere e fotografare. Che poi capitava pure che la riconoscevano, per esempio. La fotografia fatta a Mirafiori, a un certo punto gli operai, quando hanno saputo che era Gina Lollobrigida, hanno fermato la produzione per andarla a vedere. Insomma, questa è veramente roba da grande appassionata di fotografia. Quindi, che cosa si può trarre da questo libro? Si può trarre sicuramente che lei era una grande appassionata di fotografia. E lo dice la passione. Basta vedere lo sforzo che ha profuso per ottenere 191 fotografie su 20.000 negativi, 20.000, oh, mica poco, ma con le macchine digitali, no, tra poco ci arriva. Quindi era una grande appassionata di fotografia. E c'è pure un'altra grande passione, certo, poi uno le cose le vede con i suoi occhi, è l'Italia, evidentemente. Infatti si chiama Italia mia, ma lei dice l'Italia mia è anche la nostra, sostanzialmente. Quindi aveva due passioni, qua emergono due passioni. La prima, evidentemente, è per la fotografia, la seconda è per l'Italia, tutta quanta, tutta praticamente. Non è che questo sì e quello no. E questo a pensare che ci sono molti italiani che hanno più passione per se stessi, alla comunità, diciamo la verità, ci pensano pochissimo, rende Gina Lollobrigida, oltre che una grande fotografa, anche un esempio per il rispetto e l'amore che aveva per l'Italia.